Sogni e desideri di un'infanzia spezzata, ho sognato la cioccolata per anni, è il titolo dell'iniziativa messa in campo oggi nell'auditorium della scuola Enrico Mattei, Gela Butera, in occasione della giornata della memoria. Il progetto ha coinvolto i club service della città. Non possiamo dimenticare gli errori del mondo, dei cittadini del mondo, purtroppo non si dovrebbero ripetere certe cose e senza andare lontano, non so se tutti siamo informati, per esempio abbiamo un eroe di Riesi, che non è mio parente, si chiamava Gaetano Butera ed è stato uno dei 330 vittime delle fosse ardeatine, piccolo eroe. Siamo oggi di nuovo tutti insieme i club service, i 7 club, insieme all'Enrico Mattei, la dirigente Agata Gueli, per ricordare questo momento e fare riflettere i giovani su questo momento e su questa giornata, per mai dimenticare. La giornata in cui commemorare per ricordare e dimenticare allo stesso momento. Sembra diciamo, un contrasto, ma in realtà diciamo, in questa giornata bisogna ricordare la diabolicità di alcuni esseri umani nei confronti di popolazioni inermi che hanno dovuto subire le atrocità più inimmaginabili, per non dimenticare, quindi commemorare per non dimenticare. La Shoah ricorda un periodo brutto del nostro secolo, dobbiamo ricordarlo perché di Shoah non c'è solo quello degli ebrei, ma quello dell'Argentina, eccetera, eccetera. Avere memoria storica oggi è fondamentale, soprattutto per i ragazzi, perché da qua a 40 anni non sappiamo ancora la storia che verrà, ma sicuramente gli estremismi stanno aumentando e quindi avere memoria storica è fondamentale. È un momento molto importante, intanto perché ci vede tutti uniti per commemorare, in un certo senso ricordare, ma nello stesso tempo anche dimenticare. Il futuro, i ragazzi dovrebbero anche riflettere su quelli che sono stati gli errori del passato e noi siamo qui per questo, proprio per fare riflettere loro, i giovani. L'oblio è un nemico della nostra società, bisogna ricordare e trasferirlo anche alle future generazioni. I ragazzi di oggi devono capire, devono interpretare quello che è successo in anni bui della nostra, del secolo passato. Questa mattina sono intervenuti tra gli altri Stefania Pagano, responsabile dell'associazione Meter di Gela, ed Angela Rinzivillo, docente di storia e filosofia. L'infanzia spezzata può essere anche nella loro realtà e quindi quello che loro dovrebbero cercare di fare perché per impedire a tutti che questa loro infanzia sia denigrata e sia rovinata. I genocidi nella storia non sono finiti con la Seconda Guerra Mondiale, continuano ad esserci, così come continuano ad esserci i lager. E il messaggio che oggi, per quello che mi riguarda, cerco di inviare ai giovani è quello di combattere la sopraffazione dell'uomo nei confronti dell'altro uomo. Il dirigente scolastico Agata Gueli. Durante la settimana gli alunni hanno letto un libro pubblicato tanti anni fa di Trudy Berger, un'ebrea tedesca che aveva vissuto personalmente la tragicità della deportazione, e il libro dal titolo Ho sognato per anni la cioccolata.